Il campionato italiano dei pesi gallo professionisti tra il campione in carica Rodrigo Bracco e l'ospitante Antonio Pio Nettuno. Signa, un paese con una grande tradizione di pugilato, riabbraccia così il pugilato professionistico a distanza di anni. Andiamo a salutare Rodrigo. Grande, guarda chi c'è. So, ma qua, allora, come stiamo? Bene? Grande, grande, dai, dai. Oh, saluto secco, cazzo. Ce l'ho anch'io, fatto. 50 kg, cacchio, sei sotto parecchio. No, vabbè, ora ma già mi sono pesato, ho fatto 55 e 6. Sì, sì, no, va bene, nel senso quando la stai. Sì, sì, sto bene. Che è importante, sì. Mi sento bene. Va bene. Allora, ora sono tutto alla fine di mese poi. Sta tutta la prima invece. Sì, sì, te. Mi piace poi. Bravo. Sulle mani. Muovi il tronco. Muovi il tronco. Che fai sentire. Che hai messo pure. Che ti scoccio tutto. Facciamo la scuola. Allora, mi scusi. Allora, se sto pensando. Non ho visto male. Terza fatta bene. Sì. Grazie. Bravo. Madonna, una volta si è preso il bastino della pressione stamani. L'ha preso il bastino del gioco? Che l'ho preso il bastino. Non la sei lei, certo. Fa paura il bastino. Non ti preoccupare. Chilogrammi 53 e 300 del team Cavallari, guidato all'angolo dal suo maestro di sempre, il maestro Biagini. Signori, Antonio Pio Nettuno. Yeah.
di casa detiene il titolo di campione italiano, si presenta con un record di 17 incontri con 13 vittorie e 4 sconfitte, al peso chilogrammi 53, guidato all'angolo dal maestro Alessandro Bonci Boncinelli. È la prima ripresa. È la seconda ripresa. Gira a destra, chi
sulle mani, respira, vai via, sempre, due via. Sei più intelligente, dai. Sempre te primo, Rodrigo, dai. No, primo. Prima destra. È stanco, ti sa, vai. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via. Vai te. Bravo, bravo. Due via. Vai via. Sulle mani. Bravo. Lungo. Sotto sopra, Rodi. Mettigli sotto e sopra, vai. Tieni sulle mani. Sveglia. Non ti fermare lì davanti a lui. Bravo. Vai via. A destra, a destra. Bravo. Dietro. Sinistra. Rodrigo. Non te lo fa via addosso. Lungo, dritto. Vai, vai Rodrigo, vai. Piccoli passi, vai di primo, non aspettare. Vai via. Vai via. Bravo, bravo. Vai, vai. Va bene, va bene, vedi. E vai via. Bravo! Non star fermo! Non ti fermare! Vai via, destro sopra! Bravo Rodrigo! Vai via destro! Destro cazzo! Forza Rodrigo! Bravo! E vai via! E vai via! Sotto! Tocca le mani! Lavora! Lavora! Metti subito, subito! Vai via! Vai via! Vai qua sotto! Fuori i secondi, è la terza ripresa. Rodrigo!
aspettalo. Gira destra, gira destra. Ah! Ah! Sinistra, metti destra, calcio sinistro. Ritmo, ritmo, ritmo. Dai, dai, dai. Vai via. Dai, dai, dai. Punta lì col destro. Finisci dritto. Dietro. Dai, dai. È la quarta ripresa. Vai Rodrigo, te vai! Non partire da lontano! Metti! Destro! Non aspettare! Ma togli le braccia! Togli le braccia! Dai, dai, ancora, dai! Porta su! Continua! Bravo! Vai, sopra! Vai, Dio, vai! Bravo! Vai, grazie a tutti! Vai! Dai! Su, Rodrigo! Allunga, allunga! Vai via! È la quinta ripresa. Bravo, 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 bravo,
come fanno te. Sinistro! Vai, guarda, guarda sotto anche. Vai, gli sotto. Sinistro, Pino, Pino. Dai, Rodrigo, vai! Vai, vai, Pino! La sesta ripresa. Non andare indietro!
è la settima ripresa. L'ottava ripresa. Vai,
vai primo tu, tu! Vai! Bravo Rodrigo! Vinto! È la nona ripresa. Tira, respira! Metti un destro dritto, coro primo!
ringraziare questi due straordinari atleti che hanno dato vita a un incontro entusiasmante. E adesso la lettura dei cartellini per decretare il campione italiano dei pesi gallo. Verdetto unanime. Giudice Bertaccini, 98-92. Giudice Panichi, 96-94. Giudice Roda, 96-94. Vince e si conferma campione italiano dei pesi gallo, Rodrigo Cicco. Un grande applauso al club, entrambi protagonisti veramente straordinari. Il campione Rodrigo Bracco, il bravissimo, straordinario Antonio Pio Nettuno. Un grande applauso a questo straordinario lottatore, grande atleta. Le foto per il campione, questo stadio di Signa. Questa sera ha riabbracciato la grande box professionistica e il match è stato decisamente all'altezza di una piazza prestigiosa come quella di Signa, che quindi ha potuto assistere di nuovo a un grande incontro e alla proclamazione di un grande campione italiano, Rodrigo Bracco. Allora, bene, dai, sono contento, mi sono tenuto a cinturare il titolo. Grazie, tipica, che bello, mi sono stato da vero, Rodrigo? Vero. Questo titolo è mio, nessuno è. Beh, la convinzione giusta ci sarebbe. Sì, sì, sì. Allenarci ci sa bene, se c'è, sì. C'è il problema. Siamo in piscio perché sennò si fa notte. Guarda che stratagliamo. E il Cicco. Sta sempre là. Il Bungi è contento, sì. E si poteva chiudere molto più, probabilmente. Sì. Se tu forzavi la punta con più la fatta per bene, andava in te. Era proprio alla fine della quarta, non sapevamo che fare. Vai. Capito? Vado a fare il domino. Vada. Se riesci a pisciare la svelta.